Roma non torna indietro, Roma vuole andare avanti. Ci sono tanti sepolcri imbiancati in giro, nei salotti buoni, in alcuni circoli culturali progressisti, in tante realtà, tanti sepolcri imbiancati, tanti ipocriti che in questi anni hanno pensato soltanto a distruggere, a ostacolare la nostra opera, a ostacolare il rinnovamento di Roma, che oggi in base a quelle trappole vogliono in qualche modo riproporsi. Noi questo non lo permetteremo, perché vedete, da quando nel 2008 siamo arrivati in Campidoglio e abbiamo aperto, abbiamo sollevato i coperchi, abbiamo guardato dentro le pentole di quello che ci aveva lasciato Veltroni e soci, abbiamo trovato tanti di quei problemi, tante di quelle situazioni insolute che da quel momento fino ad oggi almeno il 50% del nostro tempo è stato dedicato a fronteggiare i debiti, le magagne, i problemi che quei signori avevano creato. Tutto questo non deve tornare, questa è la nostra grande sfida. E guardate, oggi Roma si trova di fronte, come tutte le città italiane, di fronte a una grande sfida, che è la sfida di uscire dalla crisi economica, che è la sfida per dare un sentimento di solidarietà, un sentimento di sviluppo verso il futuro, per creare il lavoro, per creare speranza. Ecco, noi abbiamo elaborato un progetto chiaro da questo punto di vista e proprio in questi giorni il Consiglio Comunale sta facendo uno dopo l'altro decine di delibere che sbloccheranno lavori, che daranno possibilità. Questa mattina siamo andati nella metropolitana B1 a fare un'anteprima del funzionamento della B1 che aprirà a febbraio e stiamo lavorando sulle altre metropolitane proprio perché attraverso il lavoro, attraverso lo sviluppo, noi dobbiamo dare una grande spinta alla città di Roma, una città che è consapevole della sua identità, della sua storia, della sua cultura. C'è un grande cuore di Roma che non può essere violato, il nostro principio in ogni giorno in questi 3 anni e mezzo è stato quello che nessuno si può permettere di offendere la dignità, i valori, le regole, i principi, il diritto della città di Roma, tutti devono rispettare Roma e l'abbiamo fatto in ogni circostanza, anche quando qualcuno ha provato a ostacolare il decreto legislativo per Roma Capitale. Alla fine, anche grazie all'aiuto di Fabrizio Cecchito e dei gruppi parlamentari del PDL, siamo riusciti a trasformare il Comune di Roma in Roma Capitale, con una governance diversa per poter dare risposta alla città in maniera più forte e più diretta. Di qui ad un anno le elezioni, nuove elezioni per il Comune di Roma, non sappiamo se questo governo durerà un anno e qualcosa oppure se avremo anche elezioni anticipate, e quindi dobbiamo far sì che in sostanza per un verso ci battiamo per gli interessi dei cittadini e per un altro verso manteniamo una tensione politica che si fonda poi sul radicamento sul territorio. Questo radicamento sul territorio è fondato per molti aspetti dall'azione dei nostri consiglieri comunali, dall'azione di chi lavora nei municipi, da un radicamento che noi abbiamo e che già ci è servito per vincere l'altra volta in modo inaspettato con Gianni Alemanno le elezioni al Comune di Roma.